Hello! Hello everyone! Oggi sono tornata con un video intervista. Ho intervistato 4 italiani che vivono a Londra e abbiamo parlato un po' della loro esperienza lì, com'è la vita, vedrete tra poco. Ho pensato che, almeno per quanto mi riguarda, vedo che un po' tutti abbiamo degli amici che vivono o che hanno fatto un periodo almeno a Londra. Non vi nascondo che io per prima ci ho pensato e mi sono chiesta, ma come sarebbe? E quindi ho scritto 11 domande per indagare un pochino. Prima di iniziare con il video però, voglio, visto che è novembre, Black Friday, voglio parlare brevemente dello sponsor di oggi, Cambly. Cambly è una piattaforma di e-learning che è disponibile sul computer, sul cellulare, dove potete imparare l'inglese con tantissimi insegnanti madrelingua disponibili 24 ore su 24, con accenti diversi, americano, australiano, british. Su Cambly si può scegliere il programma del corso migliore per le proprie esigenze, che può essere un inglese commerciale o per il viaggio, per il cinema, per l'aviazione, e si può imparare facendo conversazione. Quindi, come dicevo prima, essendo novembre, il mese del Black Friday, Cambly ha messo a disposizione lo sconto più grande di tutto l'anno con il mio codice sconto, che è Sonia Candy 60. Lo sconto sarà per tutto il mese di novembre del 60%. Quindi, se avete questa voglia, quest'intenzione, questo proposito di migliorare il vostro inglese, questo novembre è un mese vantaggioso per segnarsi. Cambly è già normalmente molto competitivo per quanto riguarda i prezzi, ma con lo sconto del 60% una lezione può arrivare a costare 4,99€. E poi con il mio codice sconto avrete anche 15 minuti di lezione gratuita, così per provare, prima di acquistare qualsiasi cosa, per provare il servizio, why not? Tantissime persone già lo stanno usando e stanno migliorando il loro inglese. Vi dico, non perdete tempo, 60%, Sonia Candy, 60. Andiamo al video. Come ti chiami e di dove sei? Mi chiamo Serena e sono di Venezia. Mi chiamo Giulia e sono di Massa Carrara, in Toscana. Sono Antonino Lupo, sono di Palermo, originario della Sicilia. Allora, io mi chiamo Fabio e vengo da Padova, dal Bignasego, in provincia di Padova, precisamente. Da quanto tempo vivi nel Regno Unito e dove? Vivo nel Regno Unito da più di 5 anni ormai, 5 anni e un mesetto, e sono a Londra. Vivo nel Regno Unito a Londra da 7 anni. Allora, io sono in Inghilterra dall'aprile del 2019. Inizialmente mi sono trasferito a una ridente cittadina, ridente per niente perché era molto molto piccola, chiamata Farnborough, come la chiamano loro. Però dopo un anno e mezzo mi sono reso conto che non ce la facevo più a stare lì, perché era letteralmente in mezzo al nulla. E quindi da aprile dell'anno scorso sono a Londra. Vivo nel Regno Unito dal 2017, quindi sono quasi 6 anni. A Londra, vivo a Londra. Perché ti sei trasferito lì? Allora, ho sempre voluto vivere all'estero. Adoro la lingua inglese, quindi ho sempre voluto andare in un posto dove potessi parlare inglese. Stati Uniti è troppo complicato, Londra è la cosa più vicina, e sono presa e partita. Per amore, no, scherzo, magari. Per lavoro, sostanzialmente, perché volevo fare un'esperienza. Spesso si dice, magari, che gli italiani si trasferiscono in Inghilterra per trovare lavoro perché non lo trovano in Italia, ma siccome io faccio lo sviluppatore software, non è difficile trovare lavoro anche in Italia, quindi volevo fare questa esperienza, volevo parlare l'inglese, volevo vedere come si lavora in Inghilterra, se si lavora meglio o peggio che in Italia, e quindi mi sono trasferito. Intanto ho sempre voluto provare a vivere all'estero, una delle mie idee era provare ad andare a vivere in America, però era molto più complesso per la time zone in generale, per il visto. Ai tempi ancora il Regno Unito era nell'Unione Europea, quindi era un po' più semplice. Però dopo aver finito la mia laurea in comunicazione mi sono detto, non ci sono tante possibilità per me a Palermo, quindi mi sono spostato qui. Ho anche raggiunto la mia ragazza, che era qui già da un anno. Mi sono trasferita perché il mio compagno viveva qua già da un paio d'anni, quindi ho deciso di raggiungerlo, anche poi con l'idea di studiare qua. Infatti poi ho fatto un master qua a Londra. Che livello di inglese avevi quando hai deciso di trasferirti? Allora, quando ho deciso di trasferirmi io avevo, diciamo, un inglese molto scolastico, quindi un B2 mi sembra, e adesso ho fatto l'IELTS per il master, perché te lo chiedono, ho un C1. Anche solo il fatto poi di studiare qua ti aiuta tanto con l'inglese. Poi sai, sono cose diverse, studiare è una cosa, parlarlo quando esci è un'altra ancora. Vivere in una città chiaramente ti aiuta a livello, cioè ti aiuta tanto con la lingua. Allora, quando ho detto ok, voglio andare lì e provare a lavorare, ho capito che mi serviva la certificazione IELTS, perché avrei dovuto continuare a studiare per la magistrale. Quindi ho fatto la certificazione IELTS e
mi ricordo, è stato veramente un bel traguardo, è uscito fuori che avevo il livello di inglese C2, praticamente il livello madrelingua. Viene dal fatto che ho studiato linguistico alle superiori, ho sempre avuto una passione per l'inglese in generale, quindi non è stato un trauma quello, ecco, sicuramente. Allora, direi che avevo il livello di inglese più ottimale possibile per il livello di istruzione in Italia, perché ho fatto liceo linguistico e poi all'università ho studiato scienze internazionali diplomatiche, inglese, tantissimo inglese, e quindi appunto è anche un po' il motivo per cui ho detto voglio vivere all'estero. Il mio livello di inglese era abbastanza buono, venivo da un'esperienza in Italia in un'azienda che era comunque internazionale, però chiaramente un conto è scrivere le mail per i clienti all'estero, un conto è avere un continuo scambio, però ti dico la verità, inizialmente è stato un po' traumatico nei primi 3-4 mesi. In realtà mi sono reso conto che è una cosa che arriva naturalmente, cioè un po' alla volta ti abitui alla parlata inglese. Il più grande shock culturale che hai avuto? Ce ne sono tanti, sia in positivo che in negativo, ma visto che stiamo parlando di lingua inglese, direi gli accenti. Partendo da sì, ma l'inglese lo so bene, mi ricordo, poi io sono arrivata e ho iniziato a fare la cameriera, ovviamente come tutti fanno, e mi ricordo i primi clienti, ora, cioè, ho detto, ma voi non parlate come quelli delle videoregistrazioni in classe? E la diversità che c'è all'interno del Regno Unito, sia come persone, come cultura, come accenti. Altro shock culturale banale, la lavatrice in cucina. L'assenza del bidet ero preparata, non ci si abitua, però si convive. Più che altro cerco di portare il verbo, spiegare a tutti quanti l'importanza del bidet. Però la lavatrice in cucina è stato abbastanza interessante da abituarsi a quella cosa. Invece shock culturale però in positivo, qui tutti quanti, a prescindere dal tuo livello economico, quanti soldi hai o meno, tutti che fanno shopping second hand, vintage shop, qua ci sono tantissimi charity shops e tutti quanti fanno shopping in questi posti, è normale donare lì, è una cosa che mi piace tanto che in Italia non c'è. Ne ho in mente due, uno è un po' più scemotto, avevo già un lavoro, stavo già lavorando come editor di un magazine e cose del genere, però lavoravo con il mio capo a casa sua nel suo ufficio e mi ricordo un pranzo, l'ho visto avere un piatto di mac and cheese e fin lì dici vabbè, ok, ci potrebbe stare. Poi l'ho visto arraffare la bottiglia di ketchup e spargerglielo sopra. Esattamente, io tipo. Invece per una cosa un pochino più profonda penso lo shock culturale più grosso è il fatto che una volta spostatoti in Inghilterra o comunque all'estero inizi a lavorare il 9 to 5, il solito, cose del genere, ti rendi veramente conto del tempo che hai a disposizione. Vedi che qui corrono un po' tutti, cioè il fatto che nella metro sono tutti ultra busy, dai valore al tempo libero che hai, quello sicuramente, perché sei impegnato tutto il tempo. Ti devo dire che in realtà proprio shock culturale no, nel senso non definirei niente di quello che ho provato uno shock culturale, però ci sono delle differenze e se te ne dovessi dire una enorme per me è sicuramente l'immediatezza proprio nei rapporti sociali, ovvero in Italia ti capita di dire che ne so, ci prendiamo un caffè al volo, qua non esiste, cioè qua tu ti devi organizzare almeno una settimana prima, perché sono tutti estremamente impegnati e perché c'è il discorso delle distanze, ti devi affidare ai mezzi pubblici e ci metti di media un'ora per andare da una parte all'altra. Però diciamo ci sono state anche delle differenze positive, tipo la città te la vivi di giorno, cioè tu te la vivi interamente di giorno perché hai un sacco di cose da fare e verso le 9 già ci sono locali che non ti dico che iniziano a chiudere, ma magari io in Italia ero abituata ad andare a cenare alle 9:30 passate, qua alle 9:10 tutti a letto. La mancanza del bidet. No, scherzo. Anche se è uno shock, ma... No, vabbè, ovviamente c'è l'ambientamento iniziale, come ho già detto, anche sui discorsi burocratici, perché chiaramente devi muoverti di qua e di là, devi ottenere il medico di base, il GP, come lo chiamano qui. Però ecco, non ho avuto uno shock vero e proprio, no, non lo chiamerei shock. Pro e contro della tua vita lì. I pro, secondo me, sono la possibilità di essere chi sei senza alcun giudizio. Londra è un po' un'isola felice da questo punto di vista. Però Londra sicuramente tu ti puoi esprimere, puoi essere quello che vuoi, nessuno ti giudicherà mai, nessuno ti tratterà male in quel senso e ti dà anche
anche molta possibilità a livello lavorativo. Cioè, se tu vuoi fare uno switch di carriera, studiare una cosa completamente diversa e cambiare, puoi farlo. Ci sono persone che ti danno fiducia e puoi farlo anche in età avanzata, perché credimi, ho sentito di persone che a 60 anni si sono fatte un internship, hanno ricominciato una carriera. E poi c'è proprio rispetto verso quello che una persona fa. Se io dico qua che ho un canale YouTube e mi occupo di content creation, sanno quanto lavoro c'è dietro. Se lo dici in Italia, nella migliore delle ipotesi, lo scambiano per un hobby. Però ci sono anche dei contro. Il contro più grande, secondo me, è la solitudine, nel senso che qua è difficile stringere rapporti di amicizia veri e soprattutto duraturi, perché qua le persone sono molto gentili, sono molto polite, ma finisce lì tendenzialmente. E il costo della vita, e adesso è una roba improponibile, cioè gli affitti sono alle stelle, la qualità delle case rispetto all'Italia non è paragonabile, questo è difficile. Però sicuramente il fatto che adoro questa città, in realtà mi piace anche il clima, che è strano per un siciliano e un italiano in generale, però ho sempre preferito i climi un po' più freddi. Clima, la città, adoro la città, l'architettura che c'è a Londra, e i contro sicuramente gli affitti sono qualcosa di assurdo. Forse questa casa che si vede dietro sembra grande, in realtà non è enorme, ed è una zona un pochettino più esterna di Londra, vicino Greenwich, e comunque l'affitto è abbastanza alto. E trovare casa a Londra quando non sei, diciamo, un senior da solo può essere molto difficile. Contro sicuramente la casa, il costo, il fatto che non potrò mai avere una casa di proprietà e non potrò mai da sola avere un bel appartamento come potrei averlo in Italia. Quello per me è il contro numero uno e abbastanza insormontabile, purtroppo. Però allora, sicuramente a livello lavorativo la meritocrazia, il fatto che se ci sono delle opportunità di carriera, di spostarti da una parte all'altra, ovviamente parlo di Londra perché questa è l'esperienza che ho, è fantastico l'ambiente di lavoro, come si lavora top, e la diversità, il fatto appunto che qui trovi persone veramente da tutto il mondo, quindi culture diverse e quindi c'è un'apertura mentale che è fantastica, che non ritrovo quando torno a casa. Uno dei pro è sicuramente la multiculturalità, che ti permette di avere un'apertura mentale incredibile, una miriade di diversi ristoranti etnici di tutti i tipi, quindi se vuoi sperimentare hai l'imbarazzo della scelta sicuramente. Poi mobilità, cioè la facilità di spostarsi in metro da qualsiasi parte. Poi l'organizzazione del lavoro, cioè alla fine io mi sono spostato in Inghilterra per vedere se si lavorava meglio, e sicuramente posso dire che c'è più trasparenza, c'è più meritocrazia. Anche a livello di servizi, dicevo prima trasparenza, per esempio a tassa comunale ogni anno mi arriva il prospetto che mi va a indicare della mia tassa comunale in che percentuale il comune ha speso per, che ne so, la polizia, per le ambulanze, per i vigili del fuoco, eccetera. Quindi c'è questa trasparenza appunto che è abbastanza rara in Italia, ecco. Di contro, ovviamente il più logico, il meteo. Diversamente da quanto si pensi, non tanto per la pioggia ma per il vento. Poi direi il sistema sanitario nazionale, comparato a quello italiano è migliore, e da questo punto di vista c'è un po' di spersonalizzazione anche nel medico di base. Tu vai dal medico di base, fai la chiacchiera, gli mandi la mail se hai qualche problema. Ecco, qui invece sono delle cliniche e oggi trovi un dottore, domani ne trovi un altro, cioè è completamente diverso e molto più impersonale. E ovviamente un altro dato negativo, il costo della vita è molto alto, cioè devi avere uno stipendio veramente buono per vivere dignitosamente. Ecco. L'ultima cosa che mi ha sorpreso quando sono arrivato e continua a sorprendermi è l'elevato uso di plastica che fanno. Sono molto attenti all'ambiente, però viceversa al supermercato trovi la mela pretagliata e messa in una confezione di plastica. Una figuraccia che ti ricordi di aver fatto? Questa me la ricordo, e con la mia ragazza scherziamo sempre su questa cosa perché è un trauma che mi è rimasto. Stavo cercando un lavoro nelle prime settimane e nel quartiere c'era una libreria, e ricordo di essere entrato con il mio curriculum in mano, aver parlato con il proprietario, comunque sicuramente faceva quel lavoro da parecchi anni, comunque anche con il mio livello di inglese, gli chiesi ma state cercando una figura magari per... Sì, we're looking for somebody to work on Saturdays. Io tipo... Scusa, non ho capito, l'ho dovuto chiedere 3 volte, e lui fa Saturday. Come? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ah!
Era un sabato quello. E mi guarda e fa: non credo che il tuo livello di inglese sia adeguato per un lavoro del genere. È stato un momento abbastanza tremendo. Mi ha proprio buttato fuori in quel modo. Ero... vabbè. Ne ho fatte tantissime. Mi ricordo, sempre lavorando come cameriera, che qui quando ti chiedono il latte, ovviamente è il coffee, e io, non, il mio cervello è andato in blocco e io ero convinta mi stessero chiedendo milk, e quindi mi ricordo che avevo risposto hot or cold e loro mi stavano chiedendo il caffè. Quello e l'altra cosa che continuo a fare figuracce è Richard, che viene accorciato con Dick, e che io non ce la posso fare. Quindi ogni volta che qualcuno è Richard, chiamami Dick, proprio. Cioè, non ne vado fuori. Che ho anche chiesto una volta, ma ci sarà una pronuncia diversa, uno spelling diverso? No, è proprio Dick. Vabbè. Sono stato assunto appunto da aprile del 2019, tipo la seconda settimana ero in ufficio, avevamo il tavolo da ping pong all'interno della saletta in comune, stavo giocando a ping pong con un mio collega e a un certo punto, ovviamente inavvertitamente, ho fatto un colpo più forte del normale e ho preso su un occhio la moglie del mio datore di lavoro ed era la seconda settimana di lavoro. No, ma devo dire che l'ha presa sportivamente. È difficile in realtà perché non ricordo particolari figuracce, perché io sono una molto prudente da questo punto di vista e me le evito, perché le figuracce che rischio sicuramente di più sono quelle a livello linguistico. Però diciamo che dalla paura di dire una cosa sbagliata mi sto zitta, anzi. Però devo dire che qua, quando tu sbagli a parlare, nessuno te lo fa notare. È proprio la normalità, perché è talmente cosmopolita che sono abituati. Se ci fai caso, in Italia c'è sempre un po' quello che ti scimmiotta se parli male l'italiano, no? Qua no. Mangi ancora italiano in casa a Londra? Assolutamente sì, ma perché semplicemente cucino. Poi ovvio puoi avere quel momento in cui decidi di prenderti il piatto pronto al supermercato, però anche lì tendenzialmente magari puoi andare sulla cosa etnica, quindi che può essere il curry piuttosto che cose di questo tipo. Se dovessi dirti vado ai ristoranti italiani, raro. Pizzerie sì, perché comunque il livello delle pizzerie qui a Londra è abbastanza alto. Ristoranti da mangiare il piatto di pasta, ecco, quello tendenzialmente no. Cucinarti da qua a casa, ti te lo cucini come lo vuoi tu. Se mangi le loro cose ultra condite, cioè, hai voglia. Assolutamente sì. Tra l'altro, tra i contro, non ho menzionato il fatto che il cibo italiano è incomparabile. Non se ne può parlare proprio. Sì, mangio ancora italiano, non tutti i giorni, nel senso, so che non in tutte le parti d'Italia c'è l'abitudine di mangiare pasta a pranzo, poi proteine o carne a cena, però in Sicilia c'è, e soprattutto nella mia famiglia, ogni giorno pasta a pranzo e poi a cena qualcos'altro in generale. Ho un attimo tolto quell'abitudine, diciamo, non mangio italiano tutti i giorni sicuramente. Ieri sera ho ordinato una pizza da un italiano, ovviamente, perché altrimenti sicuramente mangio ancora italiano. In parte sì, soprattutto la colazione. Non riesco a fare colazione, per esempio, con le uova o comunque la colazione salata, a meno che non esca, allora magari fai la full English. Quindi diciamo che come colazione mangiamo italiano, però non totalmente, cioè mangiamo molta meno pasta, molto meno pane e magari mangi più verdura. Chiaro che non mangi quello che mangiano loro a livello di cibo tipico, perché è malsano, roba fritta, roba già pronta. Non si può fare. Ho il caffè qui, quindi la Bialetti non manca. E sì, mangio ancora italiano a casa. Costa solo di più trovare le marche italiane, ovviamente. Ecco, non mangio italiano al ristorante. C'è la pizza, sì, ma al ristorante italiano no, perché tanto non sarà mai buono come quello della nonna o della mamma. Mangio italiano a casa. Ho soprattutto il mio tiramisù, che è tipo l'unica cosa che so fare. Come sono gli inglesi rispetto agli italiani? Allora, gli inglesi rispetto agli italiani sono sicuramente più, non voglio dire freddi, però più riservati, si mettono un po' di più ad aprirsi. Noi siamo un po' facce di cazzo, noi non abbiamo paura di niente, cioè al pub prendi e parli e loro magari ci mettono un po' di più. A livello tipo relazionare, i ragazzi, a livello diciamo di relationship, cioè da piangere. Diciamo che Colin Firth e gli Hugh Grant non esistono. Non
non venite in questo paese se pensate di trovare loro, perché non è così. Sì, non sono molto chiaccioni, non so come dire, non sono molto flirtosi come intendiamo noi, però sono anche molto diversi, dipende, ci sono gli inglesi inglesi, poi già gli scozzesi sono una cosa completamente diversa, però sono simpatici, sono pazzi calcio secondo me più che in Italia, altro shock culturale, matti calcio. E poi vabbè, io adoro il senso dell'umorismo, hanno un senso dell'umorismo fantastico, super dark, devi saperti prendere in giro per sopravvivere nel banter che c'è qua, e a me quello piace tanto. Questa è stata una delle cose che ho adorato di più quando mi sono spostato qui, perché sì, io ho tanti amici molto vicini che sono delle persone splendide, però anche loro possono confermare che certe parti della mia città natale non sono esattamente le migliori, e certi atteggiamenti, certe persone che si vedono in giro con cui puoi avere a che fare, insomma, non è il posto migliore con le persone migliori probabilmente. Detto ciò, ci sono un sacco di persone meravigliose al sud in Sicilia, ma gli inglesi sono dal primo momento sono stati incredibili. Poi, da quel che so, è diversa Londra rispetto al resto del Regno Unito, ma a Londra specificamente ho trovato soltanto persone meravigliose, gentili, sempre cordiali, sempre disposte ad aiutarti col sorriso. È stato anche strano quando siamo andati a Parigi, a Disneyland, ci aspettavamo una sorta di cultura molto simile, invece abbiamo trovato un sacco di grumpy faces, cioè persone che sembrava volessero essere ovunque tranne che lì. Sono sicuramente più freddi, se hai bisogno ti aiutano, ma finisce lì. Però devo dire che rispetto agli italiani, ora chiaramente si sta generalizzando, quindi è chiaro che non sempre è così, però qua c'è meno indifferenza. Ti faccio un esempio: siamo usciti da cena una sera e c'era un ragazzo aggressivo nei confronti della sua compagna in mezzo alla strada. Eravamo fermi in sei persone diverse a guardarlo fin quando la situazione non si è un pochino appianata. Cioè, in Italia io questa cosa non l'ho mai vista. Cioè, c'è un po' l'idea di fatti fatti tuoi, non è affar tuo. Però invece a livello di rapporti interpersonali è molto più difficile. Lo so, sembra uno stereotipo, ma è vero, c'è proprio più calore, c'è più possibilità forse anche di confrontarsi in maniera profonda sulle cose. Qua è un po' più tutto superficiale, e poi si parla molto di lavoro e poi ti accettano. Io vivo in un quartiere, io vivo a sud-est, e questo è un quartiere a maggioranza black, cioè mi capita di andare sull'autobus e a volte essere l'unica persona bianca e non sento, cioè non c'è nessun, come posso dirti, ti senti comunque accettato. E anche viceversa, quando magari vai in un quartiere a maggioranza bianco, mi chiedo, in Italia sarebbe così? Gli inglesi, come dalla tradizione, sono molto molto gentili tendenzialmente, a meno che non siano ubriachi, a quel punto diventano un po' molesti. Quindi sì, sono molto pacati in generale e magari meno abituati ad esprimere emozioni in pubblico, e sì, hanno sempre quella plomb classico tipico inglese, che è anche affascinante secondo me, da un certo punto di vista. Secondo me, come l'altro lato negativo, non sanno vestirsi, non hanno coerenza stagionale, nel senso che li vedi, li trovi in maniche corte anche a dicembre, e viceversa magari a volte li trovi col piumino a settembre. E la cosa che si nota è che ci sono un numero maggiore di persone sovrappeso. Questo è dovuto al fatto che non cucinano. Sostanzialmente loro mangiano quasi sempre col delivery. Quindi hai i due estremi, cioè hai quello palestrato e hai quello che non si cura minimamente. Cioè non hai magari la figura che si tiene in linea, ma magari non fa neanche chissà cosa. E poi le ragazze si truccano davvero troppo. Le vedi le inglesi, perché hanno questo trucco pesantissimo, specialmente la terra. Torneresti in Italia? Non tornerei in Italia, no. Voglio bene alla mia famiglia, mi piace tornare a casa per fare le vacanze. Magari un giorno, faccio sempre la battuta che andrò in pensione nel giardino della mia migliore amica, ma a viverci no. Probabilmente no. Ne parliamo spesso con la mia ragazza, ma è un qualcosa che non penso di voler fare. Penso di volermi costruire, diciamo, una carriera qui, una vita qui. E anche se so benissimo che ci sono delle parti d'Italia che sono meravigliose, lo so in prima persona, e le persone sono fantastiche anche lì, tutti i turisti che vanno in Italia da qui dicono: ah sì, ma gli italiani sono così cordiali, così fantastici. Lo so benissimo, non mi vedo in un futuro costruire una carriera, una vita di nuovo in Italia. Penso che passerò buona parte del resto della mia vita comunque qui o all'estero, in qualche altro English speaking country magari. Diciamo che prima delle ultime lezioni ti avrei risposto di sì. No, veramente adesso è una cosa che mi inquieta parecchio, cioè sono molto preoccupata
preoccupata per la situazione italiana, però diciamo che sono possibilista, perché comunque, come dicevo, Londra per me ha anche tanti contro. Cioè a me manca il valore dei rapporti che avevo in Italia, il sentirsi a volte anche parte di un qualcosa e anche la facilità di mantenere questi rapporti. Qua se tu vuoi mantenere un rapporto di amicizia è veramente difficile, cioè è più facile che tu lo perda, è tosta da quel punto di vista. Sni, nel senso non subito, non adesso, cioè ovviamente dipende dalle condizioni, da cosa succede nella tua vita sostanzialmente. Io ne parlavo anche con alcuni amici con cui italiani, se trovassi una ragazza e volessi mettere su famiglia, probabilmente non lo farei in Inghilterra, tornerei in Italia. Preferirei avere l'educazione che viene data in Italia, anche se ovviamente il lato negativo sarebbe magari non parlare l'inglese come lo parli in Inghilterra, però vabbè, ci sono anche lì delle soluzioni, nel senso puoi andare in una scuola dedicata o prendere un insegnante. Una domanda che ha sicuramente una risposta soggettiva, ma si vive meglio in Italia o nel Regno Unito? Dipende da quello che uno cerca, e diciamo che possono anche essere fasi della vita, quindi se tu cerchi di costruirti un futuro, una carriera, di essere rispettato come persona, di avere una giusta retribuzione, di avere la possibilità di cambiare proprio. Secondo me l'Inghilterra, o almeno Londra, sicuramente è il posto ideale. Loro pensano alla società e secondo me pensano anche ai cambiamenti all'interno della società. Cioè è fondamentale per vivere bene, per avere una qualità della vita che sia alta. Però se invece cerchi magari un'atmosfera di vita più rilassata, magari dei rapporti più profondi, anche una facilità di intessere rapporti, di avere nuove amicizie, in Italia c'è proprio un'atmosfera che comunque mi fa sentire a casa, cioè mi fa sentire bene quella cosa lì. La mia esperienza dell'Italia è molto limitata ovviamente, perché sono vissuto nella mia città natale. Se dovessi fare un confronto, e anche in base a quello che mi dicono certi amici che hanno trovato fortuna in altre parti d'Italia tipo Milano, sicuramente posso dire che vivrei molto meglio qui. Credo che sia una cosa molto personale, che ha a che fare con la persona che sei. Non è necessariamente vero che l'Italia faccia schifo o gli italiani facciano schifo. Sono convinto che ci sia qualcosa qui che probabilmente è in linea col tipo di persona che sono e che mi fa sentire a mio agio. Secondo me si vive meglio a Londra, pur con i contro e le difficoltà e la frutta e la verdura che non sanno sempre da frutta e da verdura, però qui ci sono più possibilità, c'è più diversità, le cose funzionano meglio, non devi avere la macchina per spostarti, riesci a trovare il tuo piccolo villaggio, la tua piccola calma comunità, ma è anche tutto, qualsiasi cosa tu voglia, da teatri, musei, exhibition, qualsiasi cosa, carriera. Hai veramente qua possibilità di far carriera, qualsiasi cosa tu voglia fare in qualsiasi settore, quindi sì, secondo me si vive meglio qua. Peccato per la casa, ovviamente, quella è l'unico tasto dolente, però qua vabbè, io sono una fan, quindi. Allora, per il clima direi, per la disponibilità a corto raggio, diciamo, di spiagge, laghi, montagne, cose da vedere e ovviamente storiche, Italia, tutta la vita. Per il cibo, ovviamente, Italia, ça va sans dire. Come ho detto prima, per l'organizzazione del lavoro, direi anche per la carriera lavorativa che uno può fare, per i servizi, l'Inghilterra. A livello di pensionistico, so che sembra ridicolo, ma vabbè, a livello pensionistico sono molto diversi, nel senso che l'Inghilterra ti porta a doverti costruire la pensione, perché il numero di contributi che ti paghi ti permette di avere una pensione minima imbarazzante, però è anche vero che per la nostra generazione la pensione in Italia è comunque un miraggio, quindi è, come dicevo prima, per crescere i propri figli l'Italia, secondo me, come senso di famiglia anche. Poi c'è una cosa che ho notato dell'Inghilterra che mi piace particolarmente: sono molto attenti dal punto di vista del senso di appartenenza alla nazione. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, iscrivetevi anche al mio canale Instagram. Io per esempio queste persone, i miei interviewees, li ho trovati proprio su Instagram. Sono molto attiva, interagisco molto lì. Ragazzi, vi ricordo anche Cambly, Black Friday, 60% di sconto per tutto novembre, 15 minuti di lezione gratuita con il mio codice. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!